dire che leggendo già all'inizio la prima stesura, quindi la prima serie, era una storia comunque forte e convincente. Poi appunto riprendeva degli episodi storici, per cui era un po' trasversale, quindi per un pubblico giovane, un po' più avanti per l'età, perché chi ricordava quello che è successo e chi invece semplicemente viveva per la prima volta qualcosa. E in questi mesi viviamo una vita normale, perché non mi fate tutto quello che non facciamo durante le riprese, perché comunque ci portano via tanto tempo, pagare le bollette, fare dei viaggi, ecco, per quello che si può, sì, cerchiamo di goderci questi mesi liberi. Chi cerca Gianluca Pecorelli c'è sempre questo messaggio, qui ce n'è uno che lo manda a tutti, come quelli che preferite, sono alla Wikipedia. Quando voglio sentire qualcuno dico che sono Se l'idea anche orari improbabili, auguri di Natale sono un'idea, quindi ce noi diciamo sono sul set, generico, e poi spegniamo. Mi chiedere di notte. Sì, perché si può girare anche di notte. Qual è la sfida per voi? Se rispondiamo tutti quanti, stiamo parlando dei Chris, una serietà così lunga, perché è vero che insomma, voi avete la possibilità di approfondire i vostri personaggi durante giorno per giorno, cercato da dire, quindi è anche una cosa abbastanza unica. E diciamo che ci aiuta tanto il periodo storico. Abbiamo tante cose da raccontare, ovviamente le storie dei personaggi si legano perfettamente a un ambiente storico, nel 63, piano boom economico. E il mio personaggio, appunto Vittorio Conti, è lo strumento giusto, al punto giusto per parlare di bisogno e a servizio di quella gente che in un modo o nell'altro è in quindi raccontiamo cose che hanno vissuto tutti, quindi ci sono ricordi, sono persone che vediamo per strada, mia nonna faceva la messa, mio zio veniva là a comprare gli abiti confezionati, quindi la gente si ritrova tantissimo. Questo è legato alle nostre nonne, alle nostre zie. Diventa un periodo appunto come quello di adesso, dove la trasmissione con la nostra, la bici con la nostra può essere vista anche in una piattaforma, abbiamo preso anche il target giovanile, nel senso con RaiPlay abbiamo la possibilità di farlo vedere quando e dove vogliamo. E questo riscontro è un dato di fatto perché ci scrivono sui social dei ragazzi giovani, dei 15, dei 30, insomma, soprattutto mi ha fatto strano perché avvocati, dai, che guardano la televisione, quindi insomma, forse costretti alle loro mani, ma comunque guarda, fa male così. Prego, please. Scusate, scusate. Questo lavoro costante, continuo. Sicuramente la sfida è quella di mantenere sempre un'altissima concentrazione sul set. E quindi riuscire a dare tutti i giorni il meglio, avendo tante scene da preparare, tutti i giorni, tante scene al giorno e appunto mantenere un livello di concentrazione, di passione anche tutti i giorni è una sfida, ma questo non è possibile. E quindi ci facciamo forza vicenda, soprattutto l'amore che ci dà il pubblico e la dimostrazione, il feedback che ci danno sui social, anche per strada, o anche voi oggi ci danno sicuramente una grande carica, però è una sfida perché comunque noi da attori ci mettiamo proprio al 200% fisicamente e emotivamente. Io personalmente, adesso che mi sono trasferita proprio a Roma per iniziare questo progetto, quindi ho lasciato amici, famiglia, perché comunque è una grande esperienza, sia professionale che umana. La vedete? Certo, solo per una cosa. Infatti mi chiedono, ma ancora com'è Roma, che la mia con nonna che mi quel negriero di Pecorelli sarà difficile. Io conosco prima porta e per chi non sapesse, noi giriamo in uno studio che è tipo a 20-25 km da Roma. Ovviamente i ragazzi vado a tour, cioè tu dove non prendere il cellulare, dalle 7 di mattina, 6 e mezza di mattina fino alle 8 fino alle 7 di sera. La vedete un buco nero poi, noto anche alla team, sì, non non prende il cellulare. L'abbiamo scelto apposta. Pensa che se uno è tornato in casa, cioè quando qualcuno gli sta in macchina, mi dà la posizione di casa e mi dà prego, proseguiamo. No, come diceva Gaia, per me la mia sfida
far crescere il personaggio, perché comunque ci portiamo dietro questi personaggi da 4 anni, e quindi trovare sempre nuovi stimoli e farli in qualche modo evolvere. Io sono partita da questo personaggio che era cattivissimo, acidissimo, e quindi ero odiata dal pubblico. E poi piano piano con me negli anni è cresciuto e si è arricchito anche di parti di me, insomma, è diventato un po' un personaggio un po' buffo, un po' simpatico, quindi è una combinazione molto intensa e importante, perché siamo un po' noi stessi, ma al tempo stesso i nostri personaggi. Quindi per 8-9 mesi anche trovare in periodi anche diciamo delle anche scene piccole, perché magari le Veneri fanno molte scene figurate, e quindi trovare anche sempre un'energia, come dicevamo, siamo, per fortuna siamo un gruppo molto affiatato, quindi per 8 mesi ci vediamo sulla vicenda e ci diamo la carica, che poi penso che al pubblico arrivi questo affetto che ci dà. No, vabbè, di sfide ne abbiamo parlato abbastanza, ognuno ha detto la sua. Io mi soffermerei un secondo sugli occhi di queste persone che ci stanno guardando. Ecco, i vostri occhi che ci guardano con questa ammirazione, con questo affetto, credetemi che danno la forza di superare anche quei momenti che abbiamo vissuto anche attraverso la pandemia, in cui era diventato difficilissimo lavorare, perché sentivamo il peso anche di questo enorme problema che stava succedendo nel mondo. Ecco, questo affetto è quello che ci ha fatto continuare a lavorare, a dare energia ogni giorno. Quindi io l'applauso è più, più che parlare di sfide nostre, direi che voi siete state veramente una grande forza, l'applauso lo farei io a voi. Ora cosa puoi dire dopo tutta questa cosa bella che ho detto? Interpretare di tutto, perché in 160 episodi noi raccontiamo tanto e ai personaggi avvengono tante peripezie, belle, brutte, e quindi avere la possibilità attoriale di spaziare in tutte queste diverse opportunità è un regalo immenso e una gigantissima sfida. Questo voglio dire io, anche io ringrazio il pubblico.